Ciao a tutti! Allora, questo qui è un video a 360 gradi. Quindi, se volete guardarvi attorno, prendete il vostro cellulare e iniziate a muoverlo e vedrete che il video gira. Potete guardarvi tutto attorno. Altrimenti, potrete anche toccare con il dito sullo schermo. In questa maniera riuscite a guardarvi tutto attorno. In questo video vi farò vedere un po' il mio camper. Ovviamente ve lo faccio vedere a grosse linee e faccio vedere anche qualche lavoro che ho fatto. Voi, se volete vedere qualche dettaglio in più, mettete in pausa il video e poi guardate bene perché appunto è un 360. Ho comprato questo letto qui standard, non mi ricordo le misure, e però così facendo, non essendo su misura, mi è rimasto questo spazio qua vuoto. Questo per me non è un problema perché poi io qui ci andrò a costruire un mobile dove che poi andrò a mettere anche la televisione, quindi a me non mi interessa. Dietro qua ci sono le due finestre e poi sopra di me c'è un oblò. Qui alla mia destra vediamo che c'è il pannello, quello di controllo del camper, il classico, e subito alle mie spalle c'è la cucina. Allora, facciamo un tour. Qui sopra ci sono tutti quanti i mobili, dov'è che quello centrale è diviso, mentre gli altri non sono divisi, sono tutta altezza, che però rimangono comodi per mettere le lenzuola e quant'altro. Qui ho fatto installare una presa USB che quando si tocca si accende la luce e si accende la presa. Quando la luce è spenta, la presa non funziona. Ovviamente questo lo trovate in descrizione trovate tutti i link sui prodotti da acquistare e su tutto quello che ho messo io nel camper e in più anche il link se volete aiutarmi a sostenere il canale. Se volete donare un euro o un caffè è ben gradito. Poi qui troviamo la cucina. Allora, la cucina secondo me è una sistemata bene, ben fatta. Perché qui sono i tre fuochi fatti bene, poi ci sono le luci, vi abbasso così potete vedere, qui ci sono le luci e in più quando si accende la cappa partono anche le luci a LED, altrimenti ci sono le sue luci per cucinare, molto comodo, con la cappa aspirante è veramente comodo. Qui c'è il lavandino, è abbastanza profondo. E è fatto bene, insomma, è meglio di molti camper moderni che hanno dei lavandini ridicoli. Questo invece è abbastanza profondo. Poi qui c'è la centralina, chiamiamola così, di comando per l'acqua calda e quella lì della truma per mandare l'aria calda quando la stufa è accesa. La stufa è in posizione centrale sotto all'armadio. Qui c'è l'armadio che io praticamente ho aggiunto questi qui. Questi qui si comprano all'IKEA, sono dei porta oggetti che compra l'IKEA. Sopra c'era il tubo quello da appendere i panni e io al tubo da appendere i panni ho attaccato questi qui. Sono molto comodi, molto pratici. E qua invece ho messo la mia borsa. Poi i vecchi proprietari avevano messo gli appendini un po' dappertutto e quindi quelli non mi mancano. E infatti le troviamo un po' dappertutto. Questo qui è un mobile letto perché o si tiene così tutto intero nel disastro che ho buttato dentro e questo qui fa da dispensa e ci metti dentro di tutto. Altrimenti si possono sganciare questi ganci, si tira giù e si trasforma in tipo letto a castello perché anche la seconda dinette. Si abbassa il tavolo, qui diventa letto, quindi rimane un letto sotto e un letto sopra, fa il letto a castello. La dinette, questa qui, se voi guardate in basso la vedete, è quella principale e ha anche l'estensione, quindi adesso è diciamo da circa una piazza, poco più, e una volta che si fa l'estensione diventa letto matrimoniale come quello della dinette, più o meno delle stesse dimensioni. Poi qua di dietro invece c'è il bagno. Allora, il bagno che abbiamo visto che ho rifatto la doccia. Ah, qui sopra ci sono due oblò. Sicuramente
in questo qui centrale vecchi proprietari, qualche proprietario indietro, aveva montato su un'aria condizionata o qualcos'altro, perché ho visto anche sul tetto ci sono i segni, quindi secondo me aveva montato l'aria condizionata. Bene, questo invece è il bagno, che secondo me è abbastanza generoso come dimensioni, e qua c'è la doccia che ho appena rifatto. Come vedete è una bella doccia, insomma, abbastanza grande, e anche questa è fatta bene. Dai, devo ancora finire di fare qualche lavoro qua nella doccia, e soprattutto devo finire di fare parecchi lavori anche al camper. Più che altro di estetica però sono da fare, quindi non fate caso ai dettagli. Volevo far vedere un po' il camper in generale. Boom. E questo qui più o meno è il mio camper. La disposizione della planimetria a me mi è piaciuto molto, perché il fatto di avere una dinette dietro e una davanti e potersela giocare e modulare a proprio piacimento, ad esempio, non so, ai bambini grandi, un po' più grandi, le vuoi lasciare dietro da fargli fare i compiti, oppure far mangiare dietro loro e gli adulti mangiano davanti, così avete più spazio, piuttosto che lasciarlo sempre a divano da buttarsi nel caso uno vuole fare un pisolino pomeriggio, vuole il letto sempre pronto, e tante altre cose. Questa pianta qui è una delle mie preferite. La doppia dinette è una cosa che è bellissima, perché ti dà la possibilità di fare tantissime cose. I seggiolini ho fatto io, copri seggiolini, li ho proprio costruiti io. Ho preso la stoffa, tagliata e cucita. Se andate a vedere nei video vecchi lo vedete. E anche le tende le ho rifatte tutte completamente io. Sono doppie. Una bianca per il sole, per giusto fermare un po' di sole, e poi c'è questa qui viola invece, che è proprio una tenda oscurante, in modo che quando uno si vuole cambiare chiude quella viola e non si vede più niente dentro. Sono proprio doppie tende così. E c'è il doppio filo, ho messo anche il doppio filo in modo che uno tira una tenda o l'altra, c'è la possibilità di scegliere. In questa maniera sono separate e si lavora meglio. Ho montato un'altra presa USB oltre a quella, l'ho montata qua di dietro, così anche da dietro si può ricaricare i cellulari, oppure magari un domani mettere un monitor TV qua. Infatti io pensavo di prendere un mini monitor TV, posizionarla più o meno qui e collegarlo con l'USB, oppure un tablet o robe varie. Si può appoggiare qui, chi è sulla dinette riesce a vederlo, altrimenti con un cavo USB si arriva sulla tavola e si può utilizzare per non so, di caricare i computer, il tablet mentre si lavora, mentre si guardano i video, e dai, per i bambini magari poteva tornare comodo, quindi l'ho montato. Ci sono le prese, queste qui vecchie, che sono da cambiare, perché queste prese qui saranno da cambiare, le devo ancora cambiare. Qui c'è una presa di quelle della corrente, c'è solo qui, da attaccare il phone quando si è allacciati alla corrente, e anche quello lì adesso vedremo, per la predisposizione e robe varie. E basta, questo più o meno è il camper. Se vedete dei difetti è perché ancora le devo sistemare, tipo questo qui, che è tutto rovinato, è perché io l'ho stuccato e ci sono dei fori. Ora io lì gli devo incollare un pannello nuovo. Questo lavoro lo devo ancora fare, cioè è rovinato perché lo devo ancora sistemare. Mentre la porta, ho montato questa zanzariera, che trovate il link in descrizione. Questa qui è una zanzariera comune per la casa, ha dimensioni comuni per la casa. Io l'ho montata, poi l'ho ritagliata e ho ricucito il bordo attorno, quello che va col velcro, e l'ho tagliata anche sotto e l'ho ricucita. In questa maniera l'ho adattata alla mia porta. E questa zanzariera costa 15 euro. Se uno vuole delle zanzariere apposta sul camper, delle dimensioni giuste per queste porte, io le ho viste che vanno attorno ai 60-70 euro, e invece questa con 15 euro non la sono cavata.
che ovvio poi dopo bisogna tagliarla, sistemarla, però beh, non è il problema. E questa è la porta dove avevo sistemato anche questa tasca che era rovinata, si staccava e l'ho sistemata. La zanzariera è magnetica, quindi quando è che si apre la porta poi si chiude, adesso qui rimane aperta perché c'è il bidone, però una volta che si apre la porta adesso si chiude tutto ed è veramente veramente comoda. Ah, qui c'è il famoso frigorifero che d'estate mi ha dato qualche problema e che ancora devo testare e controllare bene, perché adesso che è un po' più fresco va, però quando sono stati proprio i 30-32 gradi andava in crisi, quindi questo qui sarà da controllare bene bene bene. E davanti invece c'è la cabina di guida, questa è la cabina di guida, lì c'è il monitor della retrocamera con sopra i sensori del parcheggio. Qui i pannelli che vedete per terra sono solo appoggiati lì perché adesso li devo tagliare, sistemare e poi sono da fare dei lavori che vedrete in futuro. E qui sopra ho montato una luce LED in modo tale che quando è che devo uscire io accendo la mia luce LED e ho l'illuminazione fatta bene. Di queste luci LED ne ho montata un'altra qua sotto. Sono luci a LED, hanno una gran potenza e soprattutto vanno a batterie. Queste si staccano, se mi ricordo come si fa, si staccano, dietro va a batterie, le ho attaccate lì con due viti e poi lo rimonti molto facilmente. È veramente semplice da montare. Poi qui c'è proprio anche la scritta on off, quindi la direzione, il montaggio è una cavolata, metti due viti e via. Se uno non vuole fare i fori come ho fatto io l'ho messo su dei fori vecchi. Se uno non vuole fare i fori può metterla con del silicone, di adesivo no perché poi si stacca, non ve lo consiglio. E poi basta, i lavori che devo fare, dai, magari anche cambiare le luci, perché qui ci sono le due luci, questa qui che è quella della notte, questa qua, e poi c'è questa qui che è quella di giorno. Queste qui le volevo cercare di mettere a LED, queste, quelle dei faretti qua, cercare di fare a LED in modo che consumassero il meno possibile. E questo più o meno era quello che è il mio camper. Ancora, come ho detto già 20 volte ormai in questo video, devo finire ancora di fare tutti i lavori. Molti lavori sono stati fatti male, come ad esempio la sistemazione delle infiltrazioni. Hanno sistemato l'infiltrazione e secondo me hanno fatto del lavoro fatto male, non l'hanno sistemata come dovevano. E poi quando c'era un problema cosa facevano? Andavano a sistemarla magari mettendo dello scotch, del silicone, facendo dei pacciughi. Chi ha avuto il camper prima di me non aveva manualità e ha fatto un disastro. Anche quando sono state rifatte le sigillature, come abbiamo visto nel bagno, disastro totale. E ci sono tante cose da sistemare. Però con calma, piano piano, i lavori si fanno bene e sistemano tutto e si sistema tutto. Oh,